io solo su due parole voglio spendere perché ho dimenticato prima ed è una becca gravissima. Quando dicevo che ero grato ovviamente alla produzione, lo dicevo anche perché questo è un film che si avvale di eccellenze nelle professionalità della troupe a livello mondiale, perdonatevi, gli aggettivi solitamente non si sprecano, però in questo caso al trucco io ogni giorno, ogni mattina sono sottoposto a 2 ore e un quarto, 2 ore e mezza di trucco, perché questo è un personaggio che inizialmente deve essere invecchiato, e di questo anche sono molto grato, deve avere la pancia e di questo pure sono molto grato, quindi non sono costretto a tirarla in dentro tutte le volte che una macchina fotografica, anzi Antonio è sempre molto preoccupato, ti si vede poco la pancia. E allora quindi sono ben fiero di, anzi questo mi dà l'opportunità di dire: Antonio, a quale sforzo mi stai costringendo? Ho la fortuna di essere truccato da Luigi Rocchetti, che voglio dire, è forse il truccatore italiano più conosciuto al mondo. Ha partecipato a delle produzioni assolutamente incredibili, proprio la famiglia Rocchetti, tra tutti, c'è uno in America, insomma, giusto per chiarire. È un parrucchiere, che viene da ridere perché voglio dire, il suo compito non si limita a tagliarmi i capelli. Straordinario, che è Massimiliano Durante, che ha fatto, lavorano su 3 parrucche, io ci sono dei giorni, posso dirlo, in cui non ho soltanto una calotta, la calotta è una cosa che dico perché c'è da domandare perché Eugenio abbia scelto uno tra gli attori più capelluti d'Italia, volendolo quasi calvo, e questo, però io mi erecito di perché mi devo rispondere, come 3 camere. Però ci sono delle volte in cui questo personaggio ha non solo la calotta, la parrucca, come dire, senza capelli, poi ne avrà un'altra addirittura su, quindi a quel punto ce ne saranno 3, e vi assicuro che girare con questa metodologia, che è l'HD, insomma, io adesso semplifico, perché normalmente ti amplifica anche i pori, voglio dire, dici, ma quando tu ti rivedi, ma io non ce l'avevo quello, sì, ma la macchina l'ha visto, capito? Invece tu prendi, non avevo. È una prova straordinaria, e io mi sento molto, molto, molto confortato dalla presenza di questi 2 artisti nel loro campo, per cui Luigi Rocchetti e Massimiliano Durante sono nei titoli di testa di questo film.